La ricca, buongiorno. Allora, ti ho messo le punizioni tutte Bentaleb perché mi ha scritto Kolarov, ma non c'è. Quindi il giocatore più alto è Bentaleb. C'ho 87. Resto potevo andare. Questa formazione ok. Spero che prendi qualche punticino perché sennò il Paris Saint-Germain mi si avvicina. Quindi se me lo sconfiggi bene, pure se me lo pareggi non è male. Giochi due volte oggi, Dick. Praticamente giochi pure la Lega dei Leoni dopo. Penso e spero, perché poi comunque mi dà la formazione, cioè dei gioca Simone e chiudiamo sta giornata di campionato e poi iniziamo subito la Lega dei Leoni e ci stai te. Quindi è un po'. Te mando comunque un messaggio e sarà veramente giochi. Vediamo se sta Roma riesce a rialzare la testa. Penultima in classifica con Real Madrid. Questo modulo strano, vediamo un po' se riesce a combinare qualcosa. Anche quelle dietro hanno iniziato a fare punti. Quindi anche Roma e Real Madrid devono rispondere, sennò. Zaniolo sull'ala. Diego! Oh, che parata, cazzo. Tiro quasi a botta sicura, però da là tira, non so, alto, a mezza altezza, basso. Basso alza la probabilità che il portiere la prende. Detto questo, ha fatto un miracolo. Che Areola. Fatto un miracolo. Ah, Navas, Keylor Navas. Eccolo, Cavani invece non sbaglia. Cavani invece non sbaglia, da ottima posizione, piega le mani di Mirante e porta i parigini in vantaggio. Un colpo di testa di Icardi a servire Cavani. Juan Jesus sovrastato da Icardi. Cavani ha anticipato l'altro difensore. 0-1. Poi i cambi che hai fatto te non li vedo quasi mai in campo, che è giusto Bentaleb ogni tanto. Hermoso e Gabigol non li vedo quasi mai. Però vabbè, Gabigol giocando con una punta sola con Dzeko, è chiaro che non gioca mai. Dzeko si gira al tiro, ancora Navas dice di no.
tira come viene, bravo, madonna che Cristante gol. Hermoso sì, pure qualche volta l'ho visto in campo. Però ho capito, pensando che hai fatto dei cambi mirati, mi aspetto di vederli ripetuti. Io Berardi sempre in campo, e Witzel sempre in campo e Cragno sempre in campo. Però vabbè, sono due modi di gestire cose diversi. Intanto comunque il gol di Cristante rimette il risultato in parità. Botta di Bentaleb su corpo di un avversario, palla che arriva a Cristante, la domestica e da ottima posizione riesce a fare l'1-1. È vero che la Roma comunque c'ha più ricambi del Milan, cioè io faccio gioca sempre quelli, anche perché comunque l'ho presi per tappate delle mancanze, quindi è chiaro che non c'era cosa Rebic sulla fascia sinistra l'anno scorso, quest'anno c'ho Berardi, ho preso a posto, gioca sempre Rebic, non può giocare, cioè ci può giocare lì, ma è adattato. Intanto Dzeko, la ribalta la Roma in pochi minuti. Bello l'assist, chi l'ha fatto? Zaniolo, lo vedete? Non so se è il terzino, penso sia Zaniolo l'assist. Poi Dzeko vince il corpo a corpo, Thiago Silva arriva prima sul pallone e batte Navas. È Zaniolo il 22, credo. Ah, bene, dai. Chi avrebbe detto? Appena al 35esimo. Vediamo se questo vantaggio dà fiducia a giallorossi o scatena i francesi. Francesi, chi cazzo ce ne stasse uno da francese poi. Occhio, Madonna, Cavani sempre lì, sta sempre pronto a segnare Cavani. Chiude bene Mirante il suo ruolo. Allora Dick, io mo faccio una cosa, a fine partita ti do già la forma del Villarreal, carico la Lega dei Leoni e ti do la forma del Villarreal, così già ce l'hai. E mi dà già la formazione, così quando giocherà Simone, dopo che gioca Simone, poi gioca subito, insomma. Che poi fra l'altro aspetta, perché io te l'ho già lasciata la forma Villarreal, sta nell'ultimo video della Lega dei Leoni, chi ha giocato? La partita di Davide, credo, col Barcellona. Dovrebbe star lì, aspetta il controllo. Dovresti già avercela. Dovresti avercela. Lega dei Leoni. Che cos'hai? Che cos'hai? Ecco qua, Barcellona Atletico Bilbao. Vieni qua alla fine del video che c'è. Tanto qua dimmi se vanno davanti, credo di sì.
Avanti. Sì, ce l'hai, ce l'hai. Allora, c'è la forma del Villarreal alla fine del video di Barcellona Atletic Bilbao, Lega dei Leoni. Là c'è la forma. Comunque adesso pensiamo alla Roma che conduce 2-1 sul Paris Saint-Germain. Il problema è che per andare a prendere l'esterno del Paris Saint-Germain si sgancia sempre uno dei tre centrali e poi ti lasciano Cavani libero sul primo palo. Anche perché avendo l'atteggiamento a tre, comunque i tre d'attacco rimangono su. E loro quando manovrano sugli esterni stanno sempre avvantaggiati. Occhio, non è cross. Abbiamo la bandierina dall'altra parte. Entra Mbappé a posto di Draxler all'ora di gioco. Sarà partita alle 11, qui c'è la Germania. Sta la Germania. Zaniolo va via. Bella partita di Zaniolo. Cazzo di passaggio di ritorno brutto. Al 2 di Icardi, credo. Al 67esimo, quindi situazione di parità. Dai a Diego, un altro bell'assist, eccolo. Diego controlla, davanti al portiere, gol! Sempre sull'asse Zaniolo Diego. La Roma trova un altro gol col bosniaco, 3-2 al 76esimo, bella partita. Zaniolo in quella posizione, ha fatto due assist, uno. Poi chiaramente ci deve stare Dzeko che
capitalizza tutto. Non era facile, mette giusto pallone col difensore dietro e poi fa gol. Ancora Dzeko vicino alla tripletta. Miracolo di Navas, comunque ha parato, specie nel primo tempo, ha fatto un sacco di parate. Oh, Madonna Icardi che aveva fatto, meno male il Mirante si è fatto proprio pronto. 86, 87, Icardi ancora tiro deviato da Diawara, mi pare. Finisce tra le mani di Mirante, rinvia 88esimo, Zaniolo. Bravo, istante, militaria. Possesso palla, sarà al 90esimo, quant'è il recupero? 2, non perde palla adesso. Dagliela, oh, ottimo, bravo Mkhitaryan, Bentaleb, peccato. Vabbè dai, l'ha portata a casa ormai, 92esimo, c'è palla in attacco. Cavani, Cristante, Dzeko, Icardi, e alla fine il gol decisivo di Dzeko al 77esimo per il 3-2. Meno male, dai, è tanto che si vince una partita, mi sa. Ma qua praticamente non ho visto bene, gli è arrivata un po' troppo veloce la palla a Dzeko, però vabbè. Da là di segna cazzo. Sto 3-3-1-3 ha funzionato, ha concesso parecchio, però ha pure creato parecchio. Il pareggio. E questo è 2-1. Zaniolo, Diego. Pareggio il Paris con Icardi. Cavani se non fa gol fa assist. Tiro inutile di Mbappé e poi il 3-2, ancora Zaniolo, ancora Dzeko.
controlla il pallone di petto, lo porta avanti col destro, batte Navas. Tiro di Cavani alto, fuori, e poi la risposta di Mirante sul tiro di Icardi, pericolosissimo. Mirante posizionato bene, respinge, e poi l'ultimo tiro di Dzeko al 95esimo, parato, finisce 3-2. 8 tiri a 8, bella partita. Assist Zaniolo, primo gol senza assist. Vabbè, te faccio dare uno sguardo alla classifica, così dopo la vittoria almeno è 18, mi pare, infatti sì. Se non vincevi questa si faceva triste, eh? Qui 15, 16, almeno 18, se a 3 punti comunque da nona posizione. 3 squadre a 21. E mo Real Madrid, Simone rischia qua, il gioco a Lazio. Vabbè, Paris Saint-Germain è rimasto a 28, Juve ha pareggiato, Milan ha pareggiato, PSG ha pareggiato. Liverpool ha pareggiato, quindi le prime quattro in classifica classificate hanno pareggiato, Tottenham non lo so. Vabbè, Jacopo, dai, te scrivo io quando tocca al Villarreal. Tu comunque puoi dare già la formazione perché ce l'hai, c'è la forma già, ti ho detto dove ce l'hai. E niente, se beccamo o più tardi o oggi pomeriggio. Bella.